Mai una gioia, si dice dalle mie parti. Se non hai proprio idea da dove ripartire per trovare l'allegria ogni giorno, ascolta questa puntata di oggi e inizia finalmente a ricostruire la tua felicità nella vita di tutti i giorni. Bentornato su Liberamente. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente. Ogni giorno di più. Cura di Matteo Neroni. Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati su Liberamente. Eccoci qui, oggi è una puntata specialissima, proprio perché oggi si conclude ufficialmente la prima tappa, la prima stagione di questo podcast, dedicata alle emozioni. Infatti abbiamo fatto un viaggio direi fantastico, nel quale insieme abbiamo esplorato la mente umana. Partendo da due principi di base con i quali ci siamo orientati, un po' come facevano gli antichi navigatori, no? Che alzando lo sguardo al cielo guardavano le stelle per orientarsi nella rotta. Nello stesso modo abbiamo considerato l'uomo non solo come essere pensante, ma anche come essere capace di sentire, di provare emozioni e soprattutto di provare sentimenti. La scienza sempre di più parla del nostro cervello come composta da due diversi emisferi, quello razionale e quello emotivo. E da qui il secondo principio che ci ha sempre guidati, e cioè il bisogno di far dialogare queste due parti. Per aiutarci a fare questo, durante la settimana ci siamo esercitati con delle piccole attività che vi ho dato nel corso delle diverse puntate. Perciò se è la prima volta che ascolti questo podcast, puoi recuperare le vecchie puntate ascoltando liberamente dal tuo smartphone e iniziare quindi a prenderti cura del tuo benessere psicologico insieme a noi. Durante questo percorso in tanti mi hanno chiesto: Matteo, ma è sufficiente ascoltare il podcast per iniziare a stare meglio? La risposta che ho sempre dato è sì, perché credo profondamente che noi siamo anche ciò che ascoltiamo. E se ogni giorno ascoltiamo solo le critiche che ci vengono dall'ambiente oppure i pensieri negativi che affollano la nostra mente, ci abituiamo a ragionare male e quindi impariamo a non esprimere più tutto quello che noi siamo e tutto il nostro potenziale. Inoltre il podcast sappi che è solo l'inizio. Infatti puoi scrivermi su Messenger, che è la chat di Facebook, o attraverso il mio profilo personale o attraverso la mia pagina professionale. E già in tantissimi lo fanno ed è meraviglioso potermi scambiare con voi i vostri punti di vista, i vostri pareri e soprattutto rispondere alle vostre domande. Inoltre nella mia pagina professionale potrai trovare anche contenuti video sulla crescita personale. Insomma ragazzi, ce n'è per tutti i gusti, ma ora torniamo sul tema del giorno e scopriamo insieme come possiamo ritrovare l'allegria per raggiungere una vita più felice. Eccoci qui, allora diciamo che l'obiettivo di questa puntata è recuperare l'allegria quando tutto ci sembra perduto. Infatti tutti abbiamo vissuto dei momenti di forte delusione, dove nulla sembra rallegrarci più e nei quali tutte le cose positive sembrano un ricordo lontano. Quando ci ritroviamo in uno di questi momenti, persino la speranza di qualcosa di bello svanisce un po' nel nulla. E lo sanno bene i nostri amici romani che anche oggi ci hanno accompagnato alla scoperta di questa emozione. Perciò adesso sentiamo anche quella che è stata la loro esperienza e poi torniamo in puntata per un ulteriore approfondimento. Una sana emozione sicuramente, penso anche cercata nel quotidiano. Può sempre scaturire da un evento qualcosa, anche di piccolo. La positività secondo me porta altra positività. Essendo ansiosa penso sempre al dopo. Mi capita molto di godermi molto poco magari dei momenti belli perché penso sempre all'ostacolo successivo. Nell'arco di una giornata non possiamo pensare che una persona sia allegra tutto il giorno, a meno che non sia fatto di sostanze stupefacenti. Per alimentare il mio senso di allegria devo stare in pace con me stessa. Piccoli gesti che implicano il prendersi cura di me, delle persone a cui voglio bene. Dopo un periodo di astinenza dai dolci, prendersi un bel cornettino da romoli pieno di cioccolata, magari godendomi proprio il momento in sé, se è un qualcosa che riguarda anche altre persone, non pensare a nient'altro, oppure se è qualcosa che riguarda solo me, custodirmelo anche magari per cose future, ripensandoci più avanti. Circondarsi delle persone giuste, di solito quelli che ti stanno vicino, che ti condizionano tanto. Più uno c'ha persone positive attorno, persone allegre intorno, e meglio sta con se stesso, secondo me. Dare il giusto peso alle cose e quindi cercare di prendere tutto il positivo che c'è intorno. Tenere la porta aperta a tutto, assolutamente a tutti i tipi di esperienze, di fatti che possono accadere. Il sorriso, il momento in cui tu sorridi e vedi che questo tuo sorriso coinvolge e lo condividi, secondo me hai vinto.
Eccoci tornati. Allora, come abbiamo sentito, essere tristi e perdere la gioia fa parte un po' del gioco della vita. Può accadere per diversi motivi, ma il più comune di tutti è l'accumulo di problemi nelle diverse sfere della vita. Cosa voglio dire? Voglio dire che quando hai un problema in qualche ambito della tua vita, se nelle altre aree tutto va bene, non perdi totalmente l'allegria. Facciamo un esempio. In generale, una persona per sentirsi felice deve essere in armonia in diversi ambiti della propria vita. Ad esempio quello amoroso con il proprio partner, con amici con i quali sentirsi realmente a proprio agio, nel contesto lavorativo con un lavoro che ci fa sentire a nostro agio, appagati e indipendenti, oppure nel contesto familiare dove ci possiamo sentire amati e accettati. E nell'area del divertimento, dove regnano per esempio i nostri hobby o le attività ludiche che incrementano la nostra felicità. Se ad esempio una persona che sta bene sotto tutti questi punti di vista, all'improvviso le capita di perdere, che ne so, ad esempio il lavoro, sarà capace di rimettersi in sesto velocemente perché potrà aggrapparsi alle altre sfere positive della propria vita, come ad esempio un partner capace di consolare e di amare o una famiglia capace di creare supporto e appoggio. Il problema infatti sorge quando iniziano a mancare quasi tutti questi aspetti. Si perde il lavoro, si viene lasciati, o non si trova il partner, le amicizie non sono più soddisfacenti, non si va d'accordo con la propria famiglia, non ci si diverte nemmeno più a causa di tutta questa demotivazione. Quando ciò accade, si può perdere del tutto l'allegria, perché non c'è nulla a cui aggrapparsi. E ogni essere umano ha bisogno di qualcosa che gli rallegri la vita, un motivo per cui alzarsi ogni mattina, come diciamo spesso. Se senti che non c'è nulla nella tua vita che sia importante da vivere, se ti svegli o non trovi ragioni che ti apportino allegria perché tutto va male, sappi che sto per darti nella sezione pratica del podcast di oggi molti spunti sui quali riflettere e infine anche un esercizio pratico per rimettere in moto la macchina dell'allegria. Perciò bando alle ciance e iniziamo subito a parlare di cosa puoi fare oggi per ritrovare l'allegria dentro di te. La prima cosa è accettare la situazione, accettare il vuoto e la tristezza che senti. Attenzione però, in questo caso non sto parlando dell'accettazione come forma di passività, cioè non significa arrendersi alle cose che non vanno bene, bensì continuare ad andare avanti nonostante il malessere, sapendo che è una situazione passeggera e che non appena tornerai a modificare alcuni aspetti che non vanno bene, ritroverai l'allegria. Per recuperare velocemente l'allegria all'interno della nostra quotidianità è importante riportare ordine nelle nostre idee. Cioè, se ti concentri quotidianamente su ogni aspetto che va male contemporaneamente, sentirai quasi subito il desiderio di gettare la spugna, perché ci sarà così tanto disordine nei tuoi pensieri da non sapere da dove iniziare. Perciò bisogna procedere per gradi e non lasciare che la mente mescoli tanti problemi insieme. Concentrati solo su una cosa che desideri e che vuoi ottenere. Ricorda che non è necessario fare troppi passi alla volta. Molte cose stanno andando per il verso sbagliato? Accettalo e sii consapevole che gli esseri umani creano e quindi potrai tornare a rivedere i risultati a poco. Pensa a tutti gli ambiti che vanno male e ascoltati dentro e fatti queste domande. Quale ambito della tua vita vorresti veder migliorare a breve termine? Quale ambito ti farebbe tornare il sorriso? Rispondi a queste domande con il cuore e non con la ragione, perché è proprio lì che troverai le risposte per ritornare e ritrovare l'allegria nel fare le cose. Ricordiamoci che ogni persona è un mondo a parte, è un universo a sé stante, e quindi qualcuno potrebbe avere come priorità, ad esempio, dei buoni amici con cui condividere i propri hobby. Altri potrebbero, per esempio, sentire la necessità di trovare un partner. Una volta infatti che sai in che direzione vuoi andare, sarà più semplice per te iniziare con motivazione la tua ricerca. Condizione però unica per iniziare questo movimento è abbandonare il vittimismo. Vuoi raggiungere degli obiettivi? Bene, se è così, fare la vittima non ti aiuta per nulla. Le persone che riescono a rialzarsi ogni volta che cadono sono infatti proprio quelle che credono di poterlo fare. Tutti possiamo raggiungere i nostri sogni e realizzare i nostri progetti, ma per riuscirci bisogna attivarsi e fare qualcosa. Perciò il prossimo consiglio è di agire e perseverare. Non si ottiene nulla infatti con l'inattività. Pertanto, se hai ritrovato quel motivo che ti ridona l'allegria, inizia a pensare a quali azioni concrete devi fare per raggiungerlo.
Come ti dicevo anche prima, non è necessario fare molto se sei demotivato, ma fai almeno il primo passo e tutto il resto verrà da sé. L'ultimo consiglio che voglio darti è tratto dalla mia esperienza personale. Infatti mi sono reso conto che la felicità sta nel cammino e non nella meta da raggiungere. Ottenere qualcosa è importante, ma lo è molto di più godersi il cammino che percorri per poterlo raggiungere, soprattutto se si sta passando un brutto momento e si ha bisogno di riportare l'allegria nella propria vita. Perciò inizia ad apprezzare tutto ciò che ti circonda, valorizzandolo. Una delle cose che ti aiuterà di più a uscire dal tuo stato di pessimismo e di tristezza è tornare a imparare a godere delle piccole cose. Cercate quindi di lasciare la mente sgombra e di godervi tutto ciò che vi sta attorno. Infatti, una cosa che ho imparato personalmente è che su ogni cammino che la vita ci mette di fronte ci sono cose belle da vivere, ma se vi stancate non le vedrete mai. Eccoci quindi arrivati all'ultimo punto, cioè l'esercizio pratico. Non possiamo infatti che terminare quest'ultima puntata della prima stagione di Liberamente se non con un esercizio pratico ed efficace. Il nome è molto evocativo ed è il potere magico del sorriso. Fin da piccoli infatti ci hanno insegnato che gli adulti devono essere seri e responsabili. Perciò se in questo momento stai pensando che sorridere sia una baggianata, ti dico che probabilmente hai dimenticato quanto è bello guardare il mondo con gli occhi del tuo bambino interiore. Quando sorridiamo a qualcuno comunichiamo tantissime cose. Pensateci un attimo, ogni volta che riusciamo a scambiare un sorriso con un'altra persona, in quei momenti i nostri pensieri negativi vengono messi da parte. È impressionante, ecco perché ho deciso di dedicare e concludere questa prima stagione di Liberamente con il potere magico del sorriso, perché esistono tantissimi studi che hanno dimostrato come un semplice sorriso sia uno strumento potentissimo per raggiungere più velocemente la nostra felicità. Perciò ecco l'esercizio di oggi. Ogni giorno della prossima settimana regala il tuo sorriso a qualcuno. Sorridi al panettiere, alla cassiera del supermercato, all'autista dell'autobus o anche ai tuoi colleghi d'ufficio. Magari accompagnando il tuo sorriso anche con un grazie. Fallo e toccherai con mano quanto sia vero quello che ti sto dicendo e quanto il sorriso sia il motore delle buone emozioni, capace di contagiare positivamente l'ambiente che ci circonda. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ma non è mai fine se non ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questo podcast, sia i nostri amici romani che anche oggi sono intervenuti con noi per approfondire questo tema, e per te che stai ascoltando e soprattutto per tutti coloro che hanno fatto questo passetto in più, cioè mi hanno contattato nella chat di Facebook. Infatti ti ricordo ancora una volta, se non lo hai già fatto, che potrai chiedermi l'amicizia su Facebook e cominciare a interagire con me condividendo i tuoi punti di vista, i tuoi commenti sul podcast, le tue riflessioni, i tuoi punti interrogativi sulla psicologia, sulle difficoltà che incontri quotidianamente, in modo tale da poter sfruttare al massimo, al 100%, come dico io, il potenziale di questo strumento, di questo podcast. Bene, arrivati a questo punto, amici, non mi resta che salutarvi a tutti quanti e, come sempre, augurarvi di liberare la vostra mente, perché solo in questo modo cambierà il mondo intorno a voi. Perciò un saluto e ci vediamo alla prossima stagione di Liberamente. Liberamente, il podcast di psicologia con storie, idee e consigli per liberare la nostra mente ogni giorno di più. A cura di Matteo Neroni.